Non un vero e proprio blitz, quello dell'altra sera di forze di polizia e commissione spettacolo nelle feste legate al periodo carnevalesco, che vedevano soprattutto i giovani di giovanissimi tra i maggiori frequentatori, ma una verifica delle condizioni di sicurezza dei locali interessati. Se Corinaldo ha segnato nel nostro territorio una invisibile linea di demarcazione tra il prima e il dopo, si deve costringere chi non sente da questo orecchio a sentire e a sentirci molto bene, perché parliamo della vita e della salute dei nostri figli. Rispetto delle normative, rispetto delle disposizioni anche che il prefetto ha impartito dopo la tragedia di Corinaldo, affinché si stringessero le maglie dei controlli. Ed è in questa direzione che vanno intesi i sopralluoghi effettuati la scorsa sera. Perché noi non siamo contrari alle feste, le feste si devono fare ma in tutta sicurezza. Abbiamo deciso il lunedì, prima di Martedì Grasso, di fare un giro nelle due feste che sapevamo essere un luogo di minorenni, che aveva preso il giro delle scuole, quindi benvengano le feste prima di Martedì Grasso, ma in tutta sicurezza. Siamo passati verso la mezza alla festa del GEI, che era un permesso temporaneo che avevamo come commissione già verificato il venerdì precedente. Abbiamo riconfermato tutte le prescrizioni che erano state adeguate, il numero era leggermente inferiore ai 300 della capienza. Poi verso le due siamo arrivati nel locale di Torrette, il MUV era, diciamo, sul tema della capienza le regole erano state rispettate, si veniva anche da un controllo SIAE. C'erano alcune piccole cose che abbiamo notato all'incirca le ore 3, abbiamo deciso di far defluire i ragazzi in tutta sicurezza senza creare alcun tipo di problema. Per il futuro con il MUV inizieremo un percorso di messa in regola di queste piccole cose, perché se questo locale vuole lavorare con i giovani è giusto che ci siano tutte le norme. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare come amministrazione comunale, il sindaco ci tiene a sottolineare questo tema. E ci avviciniamo al periodo estivo, si intensificheranno le feste, i momenti di coesione, quindi terrete alto l'alert su questi eventi. Esatto, la nostra città offre degli spazi anche all'aria aperta, open air, che sono sicuramente più facili da organizzare come vie di esodo e di assemblamento di ragazzi. Sui luoghi chiusi naturalmente i numeri non saranno mai affanno, non abbiamo luoghi con grandi numeri, ma quando ci sono le capienze e le vendite dei biglietti vanno rispettate, quindi nei luoghi chiusi che continueremo a usare, e tutti quei luoghi aperti che d'estate saranno oggetto di feste di intrattenimento saranno guardati con un occhio di riguardo.